si vede la fornace, ma non c'è più praticamente. Ciminiera fatta dell'otto, 1908. Da Bartolini, era proprietario. Ho fatto più di 30 anni qui, più io facevo il meccanico. Si prendeva la terra che era qui, terra normale, niente di speciale. Poi veniva coi piedi, allora si lavorava coi piedi per miscelarle, eccetera, eccetera. E dopodiché i mattoni li facevano nell'aia, diciamo così, qui, però con degli stampi di legno, per esempio 28, i stampi erano 29, e poi si mettevano per terra e toglievano lo stampo piano piano, se no sciarvineva, in poche parole, certo. E si lasciavano asciugare al sole. Dopodiché, quando erano secchi, diciamo così, quando erano asciutti, passavano nel forno, venivano aggiustati nel forno e si andava avanti così. Quando uscivano, venivano il giorno dopo, venivano bagnati, perché era un tipo di terra che voleva l'acqua, altrimenti si spaccavano, si frantumavano, eccetera, eccetera. Si ricorda l'odore che c'era nella fabbrica? Cioè... All'odore non c'era niente. C'era del fuoco, dove erano i forni, e basta. Che rumori si sentivano? Ah, niente. Il rumore era della macchina quando faceva, allora all'inizio, che si facevano a mano i mattoni, allora non c'era una macchina per fabbricare i mattoni. Si sentiva quel rumore lì, non c'era niente, via. Dopo, con l'andare degli anni, sono venuti il tempo delle legnite, prima il tempo della legna per cuocere i mattoni, poi le legnite, poi il carbone, poi in ultimo la nafta, perché qui il metano non è mai arrivato, via. E tutto attorno era tutta terra per fabbricare poi i mattoni. Il proprietario era socialista, Bartolini. Allora c'era il fascismo e la costruzione dei due ponti qui, in cemento, erano stati destinati, diciamo così, a farli coi mattoni. Invece lui era socialista e c'era il fascismo, l'ha fatto chiudere, in poche parole. Dopo lui andò a finire a Bologna, questo Bartolini, e si è prestato lì durante la guerra. Ma io da piccolo stavo sempre qui con i miei fratelli, erano due a lavorare qui, su qua. Abbiamo sempre lavorato qui, di conseguenza io il lavoro, ma sempre cercato. Ma ero appassionato a star qui e mi pagavano bene, perché altrimenti avrei fatto diversamente. Quando uno aveva un posto, adesso magari è più difficile in questo momento con i licenziamenti che ci sono, eccetera, eccetera. Ma allora bisognava tenerli il posto e lavorava la zanta, perché altrimenti purtroppo era così, la vita dell'operaio era lì. Alla notte c'erano tre fuochisti, 8 ore a testa, anzi 9 per esattezza. Il turno era di 9 ore e buttavano giù il carbone, prima la legnite, poi c'era la legna e poi c'era la legnite, come ho detto, il carbone e in ultimo la nafta. Erano 16. 16 forni. Era il sistema tedesco, che lo chiamavano il sistema Hoffmann, era lui il progettista. C'erano le curve e si girava sempre attorno per quel verso lì. E per dividere il fuoco c'era un foglio di carta, a distante, un po' distante. Allora c'erano dei rotoli di carta apposta e con la malta li mettevano su questa carta, fino a quando arrivavano col fuoco, gli davano fuoco per far passare il fuoco. Un forno era circa un 3 metri, 3 metri 50, ce n'erano più grandi e più piccoli. Ma il sistema era sempre quello. Con cosa veniva impastata la terra per fare i mattoni? Con l'acqua. Era terra del posto qui, normale, non c'era niente di speciale. Veniva scelta il tipo di terra rossa per fare i mattoni rossi. E difatti ci sono più di una costruzione fatta con mattoni
a mano, rossi, che sono bellissimi e adorei la vita. E ancora so, un mattone è lungo 30 centimetri, la parte bruciata, i muratori, cioè bruciata fino a un certo punto, la mettevano nell'interno e di fuori c'è, hanno cercato, come hanno fatto, vero, di fare un bella vista, diciamo così, certo, quei mattoni di scarto. E poi dove si prendeva l'acqua? All'acqua qui c'è un posto che dentro aveva fatto un tunnel di 3 metri circa, 3-4 metri, e c'erano 12 sorgenti, anzi 14. Ce n'era una che era la principale di tutte, è un tubo d'acqua così, perché qui è tutta acqua. Che lavoro facevano le donne nella fornace? Cioè? Le donne facevano le tegole, ce n'erano 4-5. Prima venivano fatte delle pastelle lunghe un 50 centimetri e poi la macchina che faceva le tegole era rotativa. Ogni giro veniva a fare una tegola. Era pericoloso lavorare nella fornace? No. E qualcuno si è mai tutti fatto male? Tutti sono pericolosi, perché uno si cade qualcosa in un piede, è tutta roba che fa male. Lo stipendio era buono o...? Lo stipendio, c'erano le tariffe, uno veniva pagato, c'era un operaio, aveva la sua tariffa da operaio. Uno era meccanico come ero io, prendevo di più. Ci può spiegare quali funzioni avevano le costruzioni accanto alla fornace? Queste qui sono venute dopo, Capannoni con Giannini, che lavorava il ferro, ultimamente, gli ultimi 30-40 anni, via. Io credo che la mia casa sia fatta con i mattoni che sono stati fatti qui. Il materiale qui. Di questa fornace. Sì. A me hanno detto che è stata costruita negli anni 20.